È un'iniziativa che sta suscitando grande interesse fuori dalla Calabria perché è molto impattante. Io però ho deciso di mantenere tra le deleghe che dovrò esercitare direttamente proprio quella del turismo, perché vorrei ci possa essere un cambio di passo nel governo del turismo in Calabria. Benissimo la promozione, ancor meglio se si promuove un'immagine della Calabria che abbia anche qualche contenuto. A me piacerebbe che la Calabria venga conosciuta non solo per il bellissimo marchio che l'assessore Orsomarso ha creato e che utilizzeremo, Calabria straordinaria, ma anche per un messaggio che deve essere l'oggetto della promozione. Cioè, io vorrei che chi partecipa alle iniziative promozionali della Calabria, fuori dalla Calabria, quando torna a casa abbia modo di dire: cos'è la Calabria? Per esempio è paesaggio e cultura. Quindi dobbiamo riempire di contenuti la promozione e poi soprattutto dobbiamo occuparci, e questo farò prevalentemente nei prossimi mesi, della ricettività turistica, perché è bene fare promozione, ma poi quelli che sono interessati a venire in Calabria debbono poter essere accolti in strutture alberghiere di livello, in porti capaci di ospitare le imbarcazioni. Abbiamo una regione di 800 km, che ha 800 km di costa, e i porti possono essere un asset importante. Quindi la promozione è importante, ancor meglio se è una promozione che si fa oltre che su un marchio, su dei contenuti, però insieme alla promozione bisogna lavorare qui in Calabria per creare le condizioni affinché i turisti possano venire e possano essere accolti bene, trovando una regione che ha paesaggi straordinari, mare, montagna, borghi, ma anche luoghi, di cultura che altre regioni non possono vantare.